appartenevano ognuno a una diversa disciplina marziale. E la sfida iniziava subito con Paolo Di Clemente che metteva KO Ron Koscinski, in questo momento in grave difficoltà, si rialza a stento mentre l'arbitro lo conta, raggiunge barcollando il suo angolo. Paolo Di Clemente, espressione del judo napoletano, pressa da vicino Ron Koscinski che non riesce più a trovare la distanza di combattimento e viene terminato da Di Clemente. Va a terra Ron Koscinski, un KO drammatico. In questo momento il pubblico resta a bocca aperta, come potete vedere, e viene incoronato vincitore del primo combattimento Paolo Di Clemente. L'italiano quindi passa il turno nei quarti di finale. Ma la corsa è ancora lunga per Paolo e gli altri contender di Octagon. Sale sul ring Scott Dobbs della Los Angeles Academy, la famosa palestra di Dan Inosanto. All'angolo opposto è Lee Hasden, il britannico Lee Hasden, espressione dello street fighting inglese, che vedete in questo momento attacca con calci circolari e pugni. Il suo diretto fortissimo di Lee Hasden che manda nelle corde Scott Dobbs, ora a terra inseguito dai calci di Lee Hasdell. Scuote la testa Scott Dobbs e indica la sua volontà di voler abbandonare il quadrato. E termina l'incontro, devo dire, fulminea la vittoria di Lee Hasdell. In questa fase rivediamo prima il suo gancio che va a vuoto, il diretto destro invece centra in pieno Scott Dobbs che perde il paradenti e poi viene inseguito dal calcio circolare di Lee Hasdell. Impietoso, vince la sua qualificazione e passa in semifinale. Fino adesso non abbiamo ancora visto le prese, la lotta a terra. La disciplina nel free fight prevede, oltre alle tecniche di calcio di pugno, anche il combattimento a terra. Abiodun Sande, il nero con i pantaloncini rossi, nigeriano ma in realtà atleta di casa a Milano, batte Amador Sanni, il ragno, atleta spagnolo, vince ai punti. Un combattimento, devo dire, abbastanza incolore. Qui highlights in questa fase ci hanno mostrato semplicemente la vittoria di Abiodun. Segue invece Mannart, André Mannart, l'olandese d'acciaio, che in questa fase mette KO Adel Ferreira, il francese della scuola di Clermont-Ferrand, già una scuola famosissima, espressione di Didier Le Borgne, che viene messo KO con un precisissimo e chirurgico pugno al fegato. Non riesce più a rialzarsi Ferreira e così l'olandese passa il turno e accede quindi alla fase successiva. La rivediamo da un'altra angolazione. Preciso il colpo, sgonfia il francese mandandolo a gambe all'aria al centro del quadrato del Mazza Palace di Milano. 2 minuti e 55 secondi, ci dice Rinaldo Rinaldi. Una vittoria esplosiva. Tutte le vittorie.